Ormai al quarto anno di attività, la rete della cura di casa continua a lavorare sul territorio del Verbano Cusio-Ossola per garantire i servizi e il sostegno a domicilio ai nostri anziani. E già da più di un anno ormai ci stiamo occupando quindi di garantire la sostenibilità a questo servizio anche al termine del finanziamento garantito da Fondazione Cariplo. Per questo motivo abbiamo presentato e ci è stato approvato da Compagnia di San Paolo nel corso dell'anno scorso un nuovo progetto a valere sul bando Intrecci, progetto che abbiamo chiamato in continuità con la cura di casa la comunità che cura. In questo progetto sono presenti come partner, oltre al Consorzio Servizi Sociali del Verbano, il Consorzio Servizi Sociali del Cusio, ASL e VCO, anche alcune delle nostre RSA sul territorio, quindi Casa Lagostina, Sacra Famiglia di Verbania, Opera Pia Ocelli di Cannobbio e la Casa dell'Anziano di Baveno. Sono presenti alcune delle nostre associazioni che ormai ci accompagnano da diversi anni, come il gruppo Accompagnatori Volontari e Prosenectute di Omegna, e ci confortano ancora in questa nostra attività anche un nuovo partner che è Croce Verde di Verbania. L'intenzione è quella di appunto continuare a garantire servizi domiciliari ampliando il più possibile la nostra offerta e la qualità dei nostri servizi. Quindi su indicazioni di Croce Verde stiamo provvedendo proprio in questi giorni a consegnare ad alcune delle RSA del territorio che ne hanno fatto richiesta dei tablet. Abbiamo chiamato questa iniziativa la carezza digitale proprio perché ci pare di aver capito che è molto importante per gli anziani che vivono un momento di particolare isolamento nelle case di riposo quello di poter vedere e quindi avere e chiacchierare con i propri familiari anche se appunto non possono vederli diciamo di persona.